Ciao amici di Vacanzalandia, oggi parliamo di cibi, ossia più comunemente detto baracchino. Che cos'è il cibi o il baracchino, che sono la stessa cosa? Sono impianti ricci trasmittenti che trasmettono su vari canali e chi è sintonizzato nello stesso canale può parlare a vicenda. Quindi sono apparati, sono molto utili per quando si viaggia in gruppo e si vuole mantenere un contatto anche con la voce tra i vari equipaggi della comitiva. Esistono CB o baracchini portatili, quindi tutti in uno con la propria antenna integrata e si sintonizza il canale e si parla direttamente come se fosse un telefono, però è un CB, oppure esiste una versione fissa che si può installare sul cruscotto e all'esterno si mette un'antenna che può essere messa fissa sui portapacchi del camper oppure forando la lamiera della carrozzeria mettendola fissa, oppure si può montare l'antenna su una base magnetica e quindi attaccare l'antenna solo quando serve. Col fatto che questo apparato che noi abbiamo scelto è dotato di presa centisigari, questo significa che con un apparato del genere lo si può mettere sul cruscotto sulla sua staffa quando serve, collegarlo alla presa centisigari, collegare il microfono e l'antenna messa fuori, attaccata alla lamiera del camper, e trasmettere con quelli che col gruppo con cui si viaggia. Però nel momento in cui noi non abbiamo bisogno del CB, possiamo staccare l'antenna, che ha la sua base magnetica, smontare il CB dalla sua staffa e riporlo in modo che non si veda che c'è un CB dentro il camper. Come si monta il CB sul camper? Se non siete pratici con le manualità o con l'elettricità o anche saldare con lo stagno, perché il connettore va saldato, vi conviene rivolgervi a un professionista installatore. Se invece ve la cavate e prendete un apparato come questo, è sufficiente trovare il giusto spazio per poter montare la staffa sul cruscotto. Oppure, se avete spazio, potete, se non volete montare il CB in maniera fissa, potete trovare uno spazio dove infilare, tipo una tasca portaoggetti, infilare il CB in questa tasca e usarlo con la presa centisigari, in modo da poterlo facilmente togliere e mettere. Comunque vi consiglio sempre di montare la sua staffa così da poter avere tutti i cavi che arrivano in un certo posto e aver tutto ordinato. La staffa si monta sul cruscotto con tre viti e tre rosette autobloccanti in modo che rimanga ben salda. Una volta montato il CB, bisogna collegare il microfono. Per collegare il microfono l'operazione è molto semplice, c'è l'apposito connettore sulla parte frontale del CB, si inserisce e si chiude con la sua ghiera. E il microfono è montato molto facilmente. Il microfono ha in dotazione una staffa per poterlo appendere ed avere il microfono a portata di mano anche se il CB è, diciamo, un po' più scomodo. Questo permette di poter facilmente prendere il microfono e parlare con la persona con cui si è in contatto. La staffettina si monta anche questa in qualsiasi posizione utilizzando le viti e le rosette in dotazione. L'antenna, ce ne sono di varie dimensioni.
Questa è un'antenna molto corta, poco più di un metro, però esistono antenne che sono anche molto più lunghe e molto più prestanti. Più è lunga l'antenna, più è facile poter arrivare lontano con i CB. Nel nostro caso abbiamo scelto un'antenna molto corta perché noi il CB lo useremo saltuariamente e quindi non abbiamo bisogno di fare tanta distanza chilometrica da dove siamo noi a raggiungere gli altri che hanno il CB, perché noi pensiamo che ci CB di utilizzarlo quando si viaggia in colonna con un gruppo di amici. Esistono altre applicazioni fisse, casomai sul tetto del camper oppure con un'antenna molto lunga montata sulla lamiera, che permettono anche di fare molte distanze molto più ampie quando si trasmette col CB. Però a noi va bene avere quella agevolazione di qualche chilometro per poter essere in contatto con chi viaggeremo. Si può montare fissa, come vi ho detto, forando la lamiera o con una staffa sul portapacchi del camper, oppure si può montare l'antenna su una base magnetica e applicarla su una superficie piana della lamiera del nostro camper. Bisogna evitare di montarla su una superficie arrotondata perché la base magnetica non potrebbe fare un appoggio molto ampio e quindi potrebbe anche staccarsi. Se la superficie è completamente piana, la base magnetica tiene moltissimo anche a velocità sostenute. L'antenna poi si collega con il suo cavo in dotazione, che non va mai tagliato perché è stato calcolato per avere un certo rendimento dell'antenna. L'antenna si poi collega poi nella parte posteriore del CB, dove c'è l'apposito connettore che va infilato ed avvitato a fondo. Come si usa il CB? Il CB non è come il telefono, che si può parlare contemporaneamente sullo stesso canale con i due interlocutori. Il CB è una trasmissione a senso unico. Cosa significa? Significa che quando qualcuno parla, nessun altro può parlare e tutti possono ricevere il segnale, il sonoro. Nel momento in cui si smette di parlare, qualcun altro può parlare per essere poi ascoltato da tutti gli altri elementi del gruppo. Proprio perché, per fare in modo di far capire che uno ha finito di parlare e qualcun altro può attaccare, è buona norma ogni volta che si finisce la frase e si vuole staccare, dire passo. Quando si sente passo, gli altri componenti del gruppo sanno che chi parlava ha finito di parlare e quindi qualcuno può iniziare una conversazione, sempre a senso unico. Quindi bisogna osservare queste modalità per poter evitare di parlarsi insieme pensando che gli altri stiano ascoltando la nostra voce e invece si sente soltanto la gran confusione. Viaggiare col CB è spettacolare. Si rimane in contatto con chi è dello stesso gruppo nel raggio di circa 5-10 km, dipende anche dal tipo di terreno. Se si è in pianura non c'è nessun problema, se si è in montagna o con delle montagne un po' strette, chi è casomai rimasto un po' indietro, lontano e in vallate leggermente non in asse, potrebbe ricevere un po' peggio. Però se si è in un gruppo ragionevole, tutti possiamo rimanere in contatto durante il viaggio parlando col CB in maniera completamente sicura. Il consiglio che vi do è di far parlare il passeggero, perché comunque richiede di dover staccare una mano dal volante, di schiacciare e questo può creare un po' di distorsione. Se fate parlare il passeggero è tutto molto più divertente, perché poi alla fine le voci si sentono un po' dappertutto, il microfono che sente è molto, molto ampio, quello dei CB, e tutti si possono sentire le varie risposte attraverso l'altoparlante.
è sicuramente una cosa molto piacevole viaggiare con i CB, si viaggia molto più serenamente, si viaggia con la tranquillità di non perdere nessuno per la strada e il tempo vola via molto velocemente perché si fanno delle gran chiacchiere sulla banda. Attenzione a usare i canali giusti. Il canale 9 è il canale emergenza, quindi è meglio evitare di usare il canale 9. Gli altri canali state cercate di trovare una banda, un canale che sia libero, perché se voi vi intromettete su un canale dove c'è già qualcuno che sta parlando, andate a sovrapporre la vostra voce agli altri e quindi rovinate un po' la loro trasmissione. Quindi prima di partire si cerca un canale libero e si parla su quel canale. Naturalmente facendo la strada si può arrivare in qualche momento in cui il canale è disturbato da altri che erano già presenti. Allora, se nessuno si sposta, abbiamo tutti una trasmissione molto di bassissima qualità. Se si decide, qualcuno potrebbe decidere, attenzione, proviamo a cambiare canale, andiamo tutti sul 23. A questo punto si sintonizza tutti su 23. E si va a parlare su un canale casomai che è più libero. Naturalmente, prima di cambiare canale, è buona norma che qualcuno vada a cercare un canale libero per poter poi occupare un canale dove non c'è nessuno. Se no, se si va in un canale dove c'è già qualcuno, si è sempre lo stesso problema che ci sovrappongono le voci e l'audio viene molto disturbato. Il CB permette anche una possibilità di sezionare la banda M o banda FM a seconda anche questo per poter trovare dei canali più chiari oppure per fare delle trasmissioni più a lunga distanza. Ogni CB è dotato di squelch, che è quell'attenuatore di rumore di fondo che permette di poter rimanere far rimanere acceso il CB e togliendo il classico fruscio della banda. Nel momento in cui qualcuno che parla con noi ha un segnale molto potente da superare questa soglia che noi abbiamo impostato, si sentirà la sua voce tranquillamente e questo permette di poter viaggiare con assoluto silenzio, con l'apparato acceso e nel momento in cui parla qualcuno della nostra compagnia di sentirlo perfettamente. E quindi garantire un maggior comfort. L'antenna, dopo averla montata, bisogna controllare il ROS, il valore di ROS, per poter poi fare la taratura. Il valore di ROS, questo valore di ROS, si misura con appositi apparati. Se il ROS rimane nella zona bianca, significa che l'antenna è tarata e quindi il segnale va via molto ampio e pulito e potente. Se il ROS dovesse essere nella zona rossa, ecco, succede che molta della potenza del CB viene dissipata da questa resistenza e quindi l'effetto che noi abbiamo all'uscita è una voce un po' più cupa, più disturbata e meno raggio d'azione della nostra trasmissione. Se non avete l'apparecchio ROS, vi conviene andare da un installatore, farvi montare l'antenna, così da poter avere l'impianto tarato al 100%. Mi raccomando, il CB deve essere omologato e omologato significa che può avere la potenza massima di 5 watt. Quando si supera questa potenza, il CB non è più omologato e quindi se vi dovessero fermare le forze dell'ordine potreste andare incontro a sanzioni molto pesanti e gravi. Recentemente è stata abolita l'obbligo di segnalare la proprietà dell'apparato al Ministero delle Poste delle Comunicazioni, delle Telecomunicazioni. Ed è stata anche abolita la tassa annuale del CB che ogni gennaio bisognava pagare. Quindi adesso, da metà luglio del 2020,
Non c'è bisogno né di fare la dichiarazione di possesso dell'apparato e né di pagare la tassa di 12 euro. Questo permette di poter usufruire del CB in qualsiasi, senza nessun tipo di burocrazia da poter adempiere per essere in regola. Basta avere l'apparato omologato, un'antenna omologata e si può viaggiare con i CB in tutta sicurezza senza rischiare nessun tipo di sanzione. Bene, cari amici di Vacanzelandia, questo è tutto. Vi ho presentato il CB, come funziona, come si monta, come si fa a utilizzare, a cosa serve. E adesso vi auguro di percorrere tantissimi chilometri con i vostri amici, rimanendo in contatto con il CB, in modo da poter fare un viaggio molto sereno e conviviale, anche se tutti incolonnati, casomai in una coda autostradale, oppure gestire anche i momenti in cui uno si ferma e quindi gli altri, che casomai vanno avanti, poi deve essere raggiunto. Il CB permette di fare tutto questo, usatelo con criterio, non abusatene, sono tutte radiofrequenze, quindi cercate di usarlo quando c'è una reale necessità. Bene, spero che questo nostro video abbia riscontrato il vostro interesse. Se fosse così, potete condividerlo con i vostri amici sulle vostre pagine Facebook, potete propagare queste informazioni affinché il CB possa diventare veramente uno strumento di viaggio per i camperisti e i campeggiatori. Potete trovare una scheda dettagliata su il nostro impianto e su come l'ha installato su www.vacanzalandia.com, e ora vi auguro di percorrere tantissimi chilometri con tanta serenità e con tante chiacchiere con i vostri amici dentro il vostro camper tramite il vostro CV. Ciao a tutti e buone Vacanzalandia a tutti!